Domenico Fracchiolla, direttore sportivo della Calcio Lecco, a meno di 24 ore dalla chiusura del mercato, una grande soddisfazione, l'ultimo nome arrivato, quello di Ganza. Ve lo aspettavate? Noi sicuramente no. Ah, speravamo di poter fare qualcosa, poi è normale che il giocatore è un giocatore importante, avevamo anche altre piste, però alla fine ci ha convinto la volontà del calciatore di venire a Lecco e tanti piccoli dettagli come il fatto che lui abbia preferito venire a Lecco al posto di altre società che anche gli offrivano di più, il fatto di essere venuto al campo, di aver voluto fare la visita medica, dopo già il discorso anche della maglietta, voleva per forza la numero 9, tante piccole cose che mi hanno fatto capire che aveva grandissima voglia di voler giocare anche con giocatori importanti come Yoko e Morosini, quindi tanti piccoli aspetti. Volevamo fare una punta, volevamo fare anche un attaccante idoneo per caratteristiche a quelli che abbiamo. Speriamo di aver fatto la scelta giusta. Ecco, la motivazione sembra essere molto alta anche da quello che ci diceva prima in conferenza stampa, ma rimane il fatto che Ganza sia stato uno degli uomini con presenza molto corposa all'interno del Como e che abbia significato tanto, insomma, per quella squadra. Questo Vabbè, è un grande significa salto, insomma, dico sì, è un di. grande assalto, è una sfida per tutti, per il calciatore, per noi, perché sappiamo benissimo, io sono il primo che ha sposato la lecchesità, il primo che ha vissuto due derby in grande sofferenza, però è anche quello che insieme allo staff ha fatto qualcosa di incredibile l'anno scorso nei derby. Ho sposato, sono rimasto qui perché mi è piaciuta la piazza, mi piace il calore, mi piacciono i tifosi. E a Ganz gli ho fatto capire che cosa significa Lecco. Il fatto che lui l'abbia sposata vuol dire che ha capito e secondo me può dare grande soddisfazione a noi. E penso che al primo gol gioiremo insieme tutti sotto la Nord. Ecco, la squadra ormai è formata, ci siamo, vediamo anche i ragazzi si stanno allenando alle sue spalle. Quali aspirazioni ha il Lecco per questo campionato? Dare fastidio a tutti, pensare partita dopo partita perché perciò avevamo diversi assenti, anche domenica avremo Kraja squalificato, Lahti in nazionale, ancora Galli fuori, quindi dobbiamo ragionare partita dopo partita e provare a fare più punti possibili, un po' come l'anno scorso, però secondo me con più potenziale. È chiaro che adesso diversi giocatori devono entrare in condizione, sarà un mese, secondo me quello di settembre difficile e poi dopo ottobre cominceremo a rodare il motore. E noi aspetteremo qui, grazie Grazie direttore. a voi.